Per i cittadini diversamente abili non esiste solo l'annoso problema delle barriere architettoniche. Talvolta esiste anche una criticità di barriere tecnologiche, soprattutto per accedere a eventi e spettacoli nei luoghi di cultura. Questo è quanto ci ha evidenziato Giorgia Righi, ragazza di Gallo di Petriano, che con una segnalazione a Rossini TV nei giorni scorsi ha portato all'attenzione le difficoltà di accesso a un ticketing che spesso fatica ad adeguarsi alle esigenze dei portatori di handicap. Trovare i biglietti per una persona con disabilità è sempre un'impresa. Non è mai indicato un contatto diretto a cui rivolgersi. A volte se ne occupa l'organizzatore principale piuttosto che terzi, i teatri o i diretti palazzetti. Si perdono mesi per cercare di trovare la persona che se ne occupa e poi magari i biglietti sono terminati. Giorgia ha anche lanciato la proposta alle agenzie di vendita di ritagliare una sezione specifica in cui allegare certificati di invalidità alla richiesta di biglietti. Criticità e proposte sulle quali abbiamo interpellato Gilberto Santini, direttore dell'Amat Marche, per capire se nella rete teatrale si recepiscono questi ostacoli, quanto si sta facendo in tal senso e quanto ancora si può migliorare. Innanzitutto vorrei ringraziare moltissimo questa giovane amante del teatro, perché insomma ricevere questo tipo di segnalazioni è sempre uno sprone per tutti noi per fare ancora di più e meglio, perché insomma il tema dell'accessibilità agli eventi di spettacolo è un tema che ci sta molto caro, perché insomma con gli artisti, con le maestranze tecniche, insomma siamo lì a preparare lo spettacolo, ma poi abbiamo bisogno del pubblico e di tutto il pubblico, perché ci teniamo che tutto il pubblico e nessuno sia messo mai in condizioni di svantaggio. Su questo c'è ancora molto da fare, secondo me. Noi come Amat abbiamo, diciamo insomma, da sempre tutta la legione, e lo ridico anche adesso, in caso di difficoltà appunto con le varie biglietterie elettroniche o comunque per segnalare delle peculiarità, di fare riferimento a noi come ufficio centrale, sia via telefono sia via mail, insomma sono facilmente reperibili online al sito amatmarche.net, perché preferiamo sempre appunto curare personalmente l'accoglienza delle persone portatori di handicap, quindi riferimento sicuramente centralizzato è per noi, per tutti gli eventi che poi Amat organizza con tanti comuni e città delle Marche. Sicuramente però ho visto con grande interesse la segnalazione della nostra giovane amica, perché potrebbe essere invece un'idea interessante, quindi colgo questa occasione per sviluppare ancora di più e quindi trovare anche delle formule di dialogo appunto attraverso sito, con una segnalazione ancora più immediata che ci possa far essere ancora più efficaci in questo senso. Quindi davvero grazie, perché è un'occasione per procedere in questa strada che ci interessa appunto, su cui ci interessa essere sempre più precisi e perfetti.